È il momento del CIR, il campionato italiano rally, il debutto come al solito a Via Inea in Toscana con il rally del Ciocco. Anche quest'anno è stata mantenuta l'impostazione regolamentare che non tutti condividono, cioè di tappa 1, tappa 2 più classifiche per somma dei tempi delle due sezioni. Almeno quest'anno questa sezione generale assegna una parte del punteggio. Certamente la cosa non favorisce la comprensione dello svolgimento del regolamento del campionato italiano, ma così è e noi ne l'accettiamo anche se non lo condividiamo. Bene, la soddisfazione è grande per noi romagnoli perché a vincere la classifica generale assoluta è stato Simone Campedelli in coppia con Pietro Ometto, il nuovo navigatore, con la Ford Fiesta R5 versione a benzina. Dopo un anno trascorso a correre con la versione a GPL, Simone è appena salito sulla vettura a benzina dell'Orange One Racing Team, ha piazzato la mossa vincente, risultando primo assoluto. Al secondo posto Rudy Michelini con un'altra Ford Fiesta R5 con un distacco piuttosto importante, oltre 2 minuti dal vincitore. Terzo a ridosso del secondo Alessandro Perico, quest'anno passato alla Skoda Fabia R5 dopo una stagione con la Peugeot 208 T16. Quarto con la nuova Hyundai i20 R5 il laostano Elvis Centra. Quinto il vincitore dell'Erbs, e la cosa ci fa piacere, l'emiliano Ivan Ferrarotti alla sua prima gara importante con la Ford Fiesta R5. Un altro emiliano modenese, Antonio Rusce, ancora una Ford Fiesta R5. Settimo il giovane Luca Panzani, una delle promesse del realismo nostrano, con la Peugeot 207 Super 2000. Ottavo, parliamo ancora di giovani, di belle speranze, Fabrizio Andolfi con la nuova Fiat 124 Rally RGT. Andolfi, fra l'altro, che si divide quest'anno fra il campionato del mondo WRC2 con la Hyundai e l'italiano, il trofeo Abarth, con la 124. Nono posto per un altro giovane, Marco Pollara, con la Peugeot 208 R2, mentre decimo si è piazzato Gianandrea Pisani, anch'esso con la Peugeot 208 R2. Citiamo il primo del campionato italiano due ruote motrici, Kevin Gilardoni, Renault Clio R3T, 12° assoluto. Anche se in realtà con le due ruote motrici si è piazzato al primo posto, ma non iscritto al campionato, Gianluca Tosi, ancora un emiliano, con la Renault Clio R3, 11°. Ma dicevo, dei protagonisti di questo campionato, i protagonisti mancati, possiamo dire. Uno di questi, diciamo, protagonista mancato a metà, è Paolo Andreucci, che comunque ha vinto tappa 1, aggiudicandosi 8 prove su 13, lasciando le altre 5 a Campedelli. Comunque i due per tutta la tappa 1 e tappa 2 sono stati in contatto diretto sul filo dei secondi, tant'è vero che al termine di tappa 1 il divario fra Andreucci e Campedelli era solo di 3 secondi e 4. Quindi prima parte di punti, quella della tappa 1, è andata ad Andreucci, il pieno, anche se pieno non è perché in realtà è una cosa ridotta a livello di punteggio, o il punteggio di tappa. Mentre sono cambiate un po' le cose in tappa 2, dove appunto Campedelli si è scatenato e qui la tappa 2 era più breve come numero di prove speciali, cioè erano solo fra virgolette 4, ma erano prove speciali più lunghe. Qui Campedelli ha vinto e per questa ragione è stato premiato sommando un primo e un
secondo posto e i tempi relativi, è risultato poi vincitore dell'assoluta. Quindi riassumendo, tappa 1 è stata vinta da Andreucci, che ha preceduto Campedelli, terzo Perico. Tappa 2 invece Campedelli ha preceduto Michelini e di nuovo Perico. Qui vediamo Andreucci che il secondo giorno, la domenica, è stato costretto al ritiro per un problema meccanico. Come pure non ha entusiasmato l'attesissimo giovanissimo pilota finlandese Kalle Rovanperä, anche lui con il Peugeot 208 T16, che quest'anno vedremo spesso nel campionato italiano. Non si è ritrovato molto sull'asfalto perché lui è abituato a correre sulla neve, sulla terra delle gare nordiche, e magari ha combinato anche qualche disastrino, un qualche toccata, problemi meccanici. Comunque è rinviato, diciamo, il giudizio su Rovanperä nel campionato italiano verrà rivisitato in una prossima occasione. A proposito di giovani stranieri, era alla via anche Hiroki Arai, che è un figlio d'arte. Suo padre è stato campione del mondo più volte del produzione, ma anche campione europeo. Qui vediamo Scandola, anche lui con problemi meccanici, costretto a fermarsi. Dicevo, Arai Hiroki, che corre per il team di Makinen, cioè il team che segue anche la Toyota a livello ufficiale nel mondiale, ha una sezione dedicata ai giovani. C'erano due giapponesi presenti qui al Ciocco, però con la Ford Fiesta R2T, quindi la macchina piccola. Lui ogni tanto corre anche in altre gare in giro per l'Europa con la R5. Qui al Ciocco, diciamo, si è comportato, non conoscendo le strade, sicuramente in maniera molto onorevole. Fra l'altro Campedelli è anche al comando del trofeo asfalto, perché all'interno del campionato italiano, che è formato da 6 gare su asfalto e 2 su terra, esiste anche un trofeo specifico per le 6 gare su asfalto, e ovviamente quindi Campedelli è in testa sia al CIR che al trofeo Rally Asfalto. Tanto vediamo passare la 124 Abarth. Era presente anche Totò Riolo, che è arrivato alle spalle di Andolfi, e anche Minchella, che però si è dovuto fermare per un problema, uno scompenso a livello di fisico, di salute. Cosa possiamo dire? Campionato con qualche novità. Erano attesi Andreucci e Scandola. Invece è saltato fuori un pieno merito Campedelli, quindi si preannuncia un campionato ancora lungo e che sicuramente ci entusiasmerà per tutto l'arco dell'anno. Prossimo appuntamento a Sanremo, dove si aggiungeranno ai piloti che abbiamo visto al Ciocco anche Paddon della Hyundai, il pilota ufficiale nel mondiale della Hyundai, che sarà lì a Sanremo ad allenarsi con una R5 in vista del Tour de Corse. Siamo in Scozia, a Inverness, e il rally è lo Snowman Rally, che sarebbe il rally del pupazzo di neve. È un rally regionale su sterrato, prove abbastanza brevi perché erano 65 km di speciali in totale, ed era però un buon allenamento per alcuni di questi piloti, oltre un centinaio al via, per la gara successiva, sempre più o meno nella stessa zona, valevole però per il campionato inglese di lì a qualche settimana. Lo Snowman Rally è stato vinto da David Boogie con la Skoda Fabia R5 ed è stato uno dei protagonisti appunto del susseguente rally di campionato inglese. Ha vinto anche una prova, è stato costretto al ritiro per un problema meccanico, ma finché è stato in gara era molto veloce. Ma è un pilota, chiaramente qui in Italia non li conosciamo tutti i piloti stranieri, è un pilota di grandi possibilità. Come capita in tutta Europa, anche in Inghilterra e in Scozia possono partire le WRC,
E infatti una Subaru Impreza S14 WRC si è piazzata al secondo posto, quella di Sean Sinclair. Terza posizione per una Ford Fiesta R5, quella di Ewan Thorburn. Quarto Jock Armstrong con una Subaru Impreza. Mentre al quinto posto ritorniamo con la Ford Fiesta R5, del resto siamo a casa di Wilson più o meno, quella di Rory Young. Sesto, ed è quello che dà inizio alla sfilata di Mitsubishi, Bruce McCombie con una Lancer Evo 9, ha preceduto Steven Clark con una Evo 5, Mark McCulloch, cognome tipicamente scozzese, con una Evo 9, come pure una Evo 9 l'aveva il nono classificato Mike Faulkner. Concludiamo con un altro dal cognome inconfondibile, dalle note di cornamuse scozzesi, Donny McDonald, decimo, con una Ford Fiesta R5. Siamo nelle foreste della Scozia. Si parlava di neve, di pupazzo di neve, snowman, ma di neve non ce n'era tanta. Sono i tipici sterrati che ricordano le prove del campionato mondiale inglese o britannico che sia, che si svolgono su queste tipiche ambientazioni di foreste. Qui abbiamo inserito anche un po' di chicane, di rallentamento, perché come spesso capita le medie sono sempre abbastanza elevate. Italia Motori, www.italiamotori.tv. Noi vi portiamo in Scozia, vi portiamo in Italia, vi portiamo in giro per il mondo per ammirare le immagini più belle del nostro archivio rallistico. Vedete, si corre con tutto, moderne, storiche, fuori omologazione, WRC. L'importante è divertirsi e far divertire il pubblico. Ancora qualche passaggio dal Nord Europa, poi ci trasferiremo su un altro campo. Sembra che quest'anno non siamo ancora andati in Polonia nelle nostre scorribande rallistiche. È giunto il momento di andare in quel paese con un rond, o come lo chiamano loro, una runda, che si chiama Walimska Zimovka, una gara, come vedete, su ghiaccio neve che produrrà alcune problematiche non di poco conto. Sono piloti amatoriali, le vetture sono praticamente molte di queste di serie e si rovesciano facilmente, per fortuna per poco, non sulle teste degli spettatori pronti a rimetterle in gioco e sulle quattro ruote. Tra l'altro erano un centinaio i partecipanti scatenati, poi è proprio quei fondi terribili con uno straterello di neve e ghiaccio che invitano ad andare fuori strada. Comunque ha vinto tale Bartosz Bujalski con un Audi 84, cioè 84. Terzo, Maciej Wiatrak con una Subaru Impreza GT, come pure a seguire un'altra Subaru Impreza STI, tale Arkadiusz Lopatka. Non poteva mancare una Mitsubishi Lancer al quarto posto di tale Tomasz Zieski, e poi a seguire tante altre Subaru Impreza, Volkswagen Golf, Honda Civic, BMW, Citroen, Ford Fiesta, insomma un purpurì di vetture che non hanno certo fatto mancare lo spettacolo agli spettatori presenti.
Sembra quasi di correre su una pista di pattinaggio su ghiaccio, contrariamente però alle piste di pattinaggio, queste che sono abbastanza rettilinee, queste sono in curva, per cui si fa presto a innevarsi e a finire in posizioni critiche. Quindi siamo quasi in un crash test, come dicevo, un round 10 km e ritorniamo un po' indietro nei tempi, quando qualche tempo fa vi facevamo vedere quelle compilation di Crash. Qui ci hanno messo molto del loro in questo senso. Qualcheduno si è risparmiato l'uscita, qualcun altro non se l'è risparmiata. Poi questi guardrail lì a bordo pista magari evitavano di farti uscire di strada, ma poi diventavano dannosi per le carrozzerie. Ecco qua, ci si ingegna a mantenere il giusto assetto di guida, ma c'è molto lavoro, c'è molto da lavorare per la compagnia della spinta. Incredibile, una macchinina, una Polski Fiat, veramente si poteva correre con tutto. Sono le 500, le 600, di tutto e di più. Quella curva lì creava problemi perché è finita. Vi siete divertiti troppo, adesso ritorniamo a fare i seri con l'ultima botta. Ok, scendiamo a sud, ci spostiamo dalla Polonia alla Spagna, anche se parliamo della Spagna settentrionale perché siamo in Galizia con il rally do Cocido. Siamo sull'asfalto ed è un rally, anche se non valido per il campionato nazionale, è piuttosto impegnativo perché erano 172 km di prove speciali. Chi ha vinto? Ha vinto Senra Victor, Manuel Vasquez con la Ford Fiesta R5, che ha preceduto Alberto Meira con la Mitsubishi Lancer Evo 10 R4. Terzo con la Ford Fiesta R5, Iago Camagno. A quarta posizione troviamo con la Porsche 997 GT3 3006 Iago Dominguez da Silva. Poi una Volkswagen Polo N1, quella di Alvaro Castro Mendoza, che ha preceduto, pensate un po', la Skoda Fabia Super 2000 di Conselho Giglio David González Ole. Settimo Felix Machos su Vario Impreda, ottavo Manuel Joselista Mitsubishi Lancer Evo 9, nono Tino Iglesias con la Ford Fiesta R2 e decimo Jorge Oliveira Perez con Renault Clio R3. Mentre vediamo uno che scende, ha detto basta stare sulla strada, scendiamo qua giù. E beh, la Galizia, poi anche se siamo in Spagna, una zona bellissima fra l'altro, soprattutto una zona di mare, una zona assolutamente da visitare dal punto di vista turistico, certo vicino Santiago di Compostela. Dicevo, è una zona dove piove molto anche d'estate, figurarsi qui adesso eravamo ancora d'inverno, quindi asfalto viscido, prove speciali strettissima come vedete, e quindi c'era da stare attenti, da seguire bene il percorso. Poi qui i muretti lì di pietra sono veramente sicuri. Un bel numero di partenti, un'ottantina quindi. Ed è stato bravissimo il terzo, anzi il quarto classificato, a riuscire a tenere in strada questa Porsche che, visti i cavalli che sono tantissimi, vanno domati su un fondo così insidioso. Pubblico, come vedete, sempre molto caldo. Gli spagnoli sono tra gli spettatori più entusiastici, certe volte un po' rischiano la posizione lungo le strade.
Comunque queste prove speciali ricordano molto il rally delle Asturie, già campionato europeo, che poi non è come zona molto distante da questa. Queste sono le Suzuki Super 1600, che sono abbastanza diffuse in Spagna, ne esistono anche in versione ufficiale. Non poteva mancare una serie, che del resto siamo in Spagna. Italia Motori, www.italiamotori.tv, la televisione che vi porta i rally a casa. E anche questo lo abbiamo messo in archivio. Risaliamo a nord, siamo in Olanda con lo Zwidderly Rally, gara di campionato olandese e anche prova di apertura dello European Rally Trophy, chiamiamolo il campionato europeo di Serie B, che è suddiviso in gironi. Qui ovviamente eravamo nel girone del Benelux. Ovviamente l'Olanda è piatta che più piatta non si può, quindi prove veloci, ricordano un po' quelle del Belgio. E un risultato a sorpresa. Quasi tutte le prove speciali le ha vinte Jasper van den Heuvel, che quindi sarebbe stato lui il vincitore assoluto, ma il navigatore ha pensato bene di anticipare un controllo orario, per cui si è visto appioppare un minuto di penalità per questo anticipo a un CO, ed è finito da primo assoluto con ampio margine di vantaggio a terzo. La vittoria quindi a questo punto è andata ad Herman Kobus con la Skoda Fabia R5, un pilota comunque piuttosto veloce e prestazionale, che l'anno scorso si è visto anche in alcune prove del campionato europeo. Secondo posto invece per il tedesco Christian Riedemann, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa nell'ambito del Saarland Rally del campionato tedesco. Riedemann era la guida di una Peugeot 208 T16 ed è giunto appunto secondo. Al quarto posto il fratello del penalizzato Jim van den Heuvel, anche lui con la Mitsubishi Lancer Evo 10. Poi a seguire il danese Steen Andersen con una Evo 10 e via via tutti gli altri in sequenza. Come curiosità, per quanto riguarda il campionato olandese, esiste un trofeo monomarca riservato alle Nissan 350 GT, una caratteristica di questo campionato. Intanto vediamo sfrecciare Kobus, il vincitore di questa gara olandese che solo noi di Italia Motori siamo in grado di proporre. Vi ricordo che poi questo rally in realtà era diviso in varie sezioni, comprese quelle regionali, e sommando tutti gli iscritti si arrivava ad un centinaio di vetture con tre classifiche separate l'una dalle altre. Zwidderly Rally in Olanda.
bene, ormai siamo giunti alla fine di questo servizio, ma anche della puntata numero 933. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana.